Papa Ratzinger, quando si è accorto di non riuscire a risolvere la crisi in Vaticano, si è dimesso, si è ritirato a Castel Gandolfo e ha indetto il nuovo conclave. Napolitano, quando si è accorto di non riuscire a risolvere la crisi di governo, è rimasto al suo posto e ha nominato 10 saggi. Craxi diceva che in Italia, quando non si riesce a affrontare un problema, si nomina subito una commissione, la famosa ufficio complicazioni affari semplici. Ma stavolta il problema deve essere gravissimo, perché Napolitano di commissioni ne ha fatte addirittura due. Del resto, diceva Longanesi, è più facile assumere un sottosegretario che una responsabilità. Qualcuno insinua che Napolitano, dato che tra i 10 saggi non c'è nemmeno una donna, sia misogino, ma è una calunnia. Pare che di sagge ne avesse trovate parecchie, solo che erano talmente sagge che hanno rifiutato la proposta, non riuscendo a capire a che cosa servisse. Gli unici che hanno applaudito estasiati questo mirabile ideona del presidente sono i costituzionalisti, che ormai hanno preso il posto dei corazzieri, anche se parlano in sanscrito. Il presidente emerito della Consulta, Piero Alberto Capotosti, ha detto: è questionabile la riviviscenza del governo Monti. Ecco, un mese dopo il terremoto delle elezioni che ci dovevano regalare il grande rinnovamento, siamo precipitati nella Prima Repubblica anche col linguaggio. Sebastiano Messina ha fatto un inventario su Repubblica: pausa di riflessione, convergenze parallele, la non sfiducia, il governo del presidente, il governo di scopo, il governo a bassa intensità, il governo di minoranza. Siamo ripiombati nel pieno dell'ancien regime, come nel 1815, quando Napoleone si ritira a Sant'Elena e nel congresso di Vienna riporta al trono i vecchi codini imparruccati deposti dalla rivoluzione francese. Solo che qui la restaurazione è arrivata e la rivoluzione non si è vista proprio. Del resto, Montanelli lo diceva, siamo uno dei pochi paesi che ha conosciuto la controriforma senza mai vedere la riforma. Ricapitoliamo gli ultimi eventi. Il governo Monti è dimissionario dal 21 dicembre. Nel vecchio Parlamento non aveva più la maggioranza. Figuriamoci nel nuovo, visto che Monti alle elezioni non ha preso nemmeno il 10%, sic transit gloria Monti. Eppure Napolitano, che resuscita anche i morti ormai, assicura che il governo è vivo, lotta insieme a noi e sta per prendere dei provvedimenti mirabolanti sull'economia. Tanto il nuovo Parlamento, che non gli ha dato la fiducia, non gliela può neanche levare, quindi in teoria può durare in eterno. Intanto Bersani rimane premier incaricato, ma congelato, findus come i sofficini, e nessuno si ricorda di avvertirlo e di scongelarlo. Grillo, che non vuole l'imbarazzo di votare la fiducia a nessun governo, ha subito esultato per la prorogazio di Monti, ha detto: evviva, avevamo ragione noi, lo vedete che il governo non serve. Ma solo perché non aveva ancora visto i nomi dei saggi. Quando li ha letti, li ha subito chiamati le badanti della democrazia e ha pure sbagliato battuta, perché qui le badanti servirebbero ai saggi, tanto sono vecchi. Napolitano si è indignato per le polemiche, per lui i saggi sono praticamente dei bebè, perché sono tutti molto più giovani di lui, non avendo ancora raggiunto gli 88 anni. E comunque ha messo su ciascuno il bollino di scadenza, come per gli yogurt, gli ha dato gli 8 giorni praticamente, e il tempo che ci rimane per il 18 aprile, quando incomincerà finalmente la votazione per il nuovo presidente. In effetti ci sono ottime speranze che almeno fino al 18 aprile questi saggi ci arrivino vivi. Poi, se ce la fanno, elaborano delle proposte programmatiche per il nuovo governo, che però non c'è e non si sa nemmeno se mai ci sarà. Speriamo che quando nasce le prenda almeno sul serio queste proposte programmatiche dei saggi e non ci faccia gli aeroplanini di carta, anche perché i saggi si prendono molto sul serio, almeno in pubblico. In privato, l'abbiamo raccontato prima, scambiano la zanzara per Margherita Hack e confessano di non servire a nulla. Vediamo chi sono in ordine alfabetico. Filippo Bubbico, PD, ex presidente della Regione Basilicata, 4 volte indagato, 3 volte archiviato, ha ancora un processo per abuso d'ufficio, dunque il PD l'ha ricandidato. In Lucania è noto per un'idea geniale per il rilancio dell'economia della regione: un allevamento di bachi da seta, anche con fondi pubblici, si parla di 20 miliardi di lire. Naturalmente i bachi sono tutti morti prima ancora di nascere e non hanno prodotto un solo filo di seta. L'anno scorso Bubbico ha presentato anche un emendamento a favore del Monte dei Paschi, quindi è molto saggio.
Giancarlo Giorgetti della Lega, detto il Gianni Letta di Bossi, e poi con rapida piroetta Di Maroni, molto esperto in banche e affari, anche perché è cugino del banchiere Ponzellini, è amico di Fiorani e di Fazio ed è celebre come l'unico politico che ha ricevuto una mazzetta direttamente a Montecitorio. L'ha raccontato Fiorani, che nel 2004 gli portò 100.000 euro in carta da giornale dentro la camera, e Fiorani racconta che Giorgetti prima non ha fatto una piega, poi però la sera ci ha ripensato, l'ha chiamato e gli ha detto: vieni a prenderti, non me la sento di tenermeli, se proprio vuoi fai un'offerta alla Polisportiva Varese Calcio. La moglie di Giorgetti ha patteggiato per una truffa allo Stato, insomma è un super saggio. Poi c'è Enrico Giovannini, presidente dell'Istat. Monti l'aveva chiamato qualche mese fa per studiare i tagli dei costi della politica e la differenza di stipendio fra i parlamentari italiani e quelli del resto d'Europa. Lui ha studiato 3 mesi, poi si è arreso, tutto sudato proprio, con una puntina d'ernia anche per lo sforzo immane. Mission impossible, non si è tagliato nemmeno un euro, è un mega saggio. Mario Mauro, Cielino, amicissimo di Formigoni, di Berlusconi, capogruppo PDL al Parlamento Europeo, si è smarcato all'ultimo momento, appena in tempo per le elezioni, quando è diventato un montiano di ferro, uno strasaggio. Poi c'è Enzo Moavero Milanesi, ministro degli affari europei con Monti, un saggio tecnico con Loden. Poi c'è Valerio Nida, quello che non distingue la zanzara da Margherita Hack, ex presidente della Consulta, candidato trombato alle primarie del centro-sinistra per fare il sindaco di Milano, in quota SEL, piace a Napolitano perché l'ha difeso nelle polemiche sulle pressioni del Quirinale nell'indagine sulla trattativa Stato-mafia, ma anche il Cavaliere lo adoro, almeno lo adorava fino a oggi pomeriggio, perché aveva detto che il Cavaliere è eleggibilissimo, tutt'altro che ineleggibile. Più saggio di così si muore, sempre fino a oggi pomeriggio. Giovanni Pitruzzella, professore di Palermo, amico di Schifani, consulente dello studio Schifani, dunque presidente dell'antitrust senza alcuna competenza specifica, era anche consigliere di Totò Cuffaro, prima che venisse arrestato naturalmente, tanto che insieme hanno scritto un libro dal titolo memorabile Il coraggio della politica, saggio coraggioso. Gaetano Quagliariello, ex radicale, poi assistente di Pera, poi vice capogruppo vicario del PDL, ha votato la mozione Rubi nipote di Mubarak, che quando i medici hanno staccato le macchine alla povera Eluana ha urlato assassini in pieno Parlamento, poi è diventato montiano, poi di nuovo berlusconiano con agile mossa, saggio last minute. Salvatore Rossi, numero 3 di Banca Italia, considerato vicino al centro-sinistra, tanto perché non si dica che non si usano più i banchieri per risolvere le questioni. Un banco saggio. E infine Luciano Violante, PD. Essendo un ex giudice, Berlusconi lo considera una toga rossa, tant'è che lui sono 20 anni che sta cercando di dimostrare che non è vero niente. Nel 98, ai tempi della bicamerale, propose un'amnistia per salvarlo dai processi. Nel 2002 disse testualmente alla Camera: voi berlusconiani ci accusate di regime e di esproprio, ma se non abbiamo fatto la legge sul conflitto di interessi, anzi, nel 94 abbiamo garantito all'onorevole Berlusconi e all'onorevole Letta di non toccare le televisioni, non abbiamo dichiarato ineleggibile Berlusconi e sotto i nostri governi il fatturato di Mediaset è aumentato di 25 volte. Sembrava la parodia di Corrado Guzzanti che faceva la parodia di Rutelli. Berlusconi, padrone ingrato, ti abbiamo portato l'acqua con le orecchie. Berlusconi, ricordati degli amici. È uno psicosaggio. Ma siamo sicuri di meritarci tanta saggezza? Perché viene anche il dubbio che serva un po' di follia, forse. E poi, se questi sono i saggi, i fessi chi sono?